Mi chiamo Pietro e ho quasi 13 anni. Questa è la mia scuola, il Galileo di Marina Piccola. Questa è la mia classe, la seconda D. Io sono stufa di essere sempre quella che non fa mai errori. Questa è Livia, Miss Perfettina. Questo è Daniele, un tipo a posto. È proprio arrivato il momento di allargarlo al mio mondo. Isabella e Monica, le due paladine della giustizia. Ragazzi, silenzio! Marianna, che si crede un po' Miss Universo. Grazie. E lei è Giulio, e ogni volta ne fa una. Andate a casa a fare i compiti con mamma. Siamo arrivati prima noi. Facciamo una sfida vera. Ciao ragazzi, io sono Lucrezia di Dire Giovani, è un piacere essere qui con voi. Ciao! Ciao! Secondo me una serie come Diari può togliere quell'imbarazzo e i tabù su alcuni argomenti come il coming out tra genitori e figli e anche tra compagni di scuola? Sì, io penso credo che sia quello scopo. È proprio lo scopo di... Assolutamente sì. Se tutta una classe guarda Diari, poi forse una cosa che per loro non era... No! Non era normale, poi diventa più normale. Ispirano. Sì, penso che smontano. Così tutta la classe, sì, ognuno si può vedere... Riconoscere. Sì, riconoscere con... rispecchiare con uno, un'altra. Uno di voi. Sì, ecco, esatto. Esatto. Fila. C'è qualcun altro vuole rispondere a questo? No, penso che lì abbia dato la giusta risposta. Ma ci piace la sua risposta. Esatto. Sì. Bel gruppo, bravi ragazzi. Grazie. Questa è una serie che parla di, anche di, tra le tante cose, che parla di crescita. Ecco, voi come affrontate l'ansia di crescere? Bella domanda, tranquilla. Cioè. Non lo so. Liam, cosa ne pensi? Sono tranquilla. Allora, personalmente ce l'affronto vivendo e basta, cioè andando avanti. Però l'ansia di crescere è una costante nella vita di tutti gli adolescenti, no? No, è bello anche passare il tempo con altri tuoi coetanei che hanno la stessa ansia. Quindi... L'importante secondo quindi me è crescere insieme. Esatto, crescere insieme. Secondo me è non affrontare le difficoltà da soli e questo. E godersi anche. Godersi questi anni. Godersi ogni momento. C'è una canzone, un film o una serie che vi hanno aiutato in un momento di difficoltà? Vabbè, direi che lo possiamo dire in coro, no? Sì, c'è cioè una canzone. Due, tre. Pastello bianco. Bravi. Isole. Io sto per dire. Beh, questa canzone è un po'... la canzone del nostro set, cioè ci ha aiutato in determinati momenti, non so perché precisamente si deve è stata un po' la colonna sonora del set, sì. Esattamente, non però sappiamo perché, è stato molto naturale. Sì. È successo tutto così. Vabbè, non per tutti, cioè. E quindi io ho detto pastello bianco. Sono stata fortunata. E cosa scrivete di solito sul diario oltre ai compiti? Non abbiamo diario. No. Io scrivo su iPad. Io scarabocchio e faccio tipo le formine. Sì, io gioco tipo a Tris da sola. Lo so che è una cosa triste da fare, però quando non abbiamo i banchi vicino. Oppure tipo se non sai cosa fare, ti organizzi tipo la settimana. Sì, sì, bravo, io lo faccio sempre. Allora. Io tipo uscita sabato, sì, pranzo. Sei solito fare questa pranzo. Cosa. Sì. Penso che lei intenda tipo le nostre cose personali, dove le scriviamo, no? Sul cellulare. Sulle note del cellulare, quelle. Le note, tipo, sì. Di scuola detto prima, le note sono il nostro diario. Sì, tutto ciò che ci accade, tutto ciò che proviamo, che facciamo fatica a mettere insieme. Beh, io se ho degli eventi, cioè se ci sono degli eventi molto importanti che sono accaduti in un periodo, li scrivo tipo la data su una nota e poi scrivo sotto che cosa è successo, o magari se ci sono dei momenti un pochettino difficili scrivo perché è stato difficile quel momento e poi una volta che lo supero magari cancello la nota, così so di aver superato un momento difficile. Sì. Diari, tra le tante cose, è un ritratto dei primi amori e dell'amicizia. Ecco, cosa vorresti dire a chi non riesce a dichiararsi alla persona per la quale prova dei sentimenti oppure chi ha paura di fare coming out con i propri amici? Cioè, buttatevi, nel senso, siate coraggiosi, anche perché un no non è la fine del mondo. Però bravo. Prendete Giulio come riferimento. Consiglio molto generale, secondo me. Nel senso, non abbiate paura. Dopo 15 anni Giulio è riuscito a provarci con Arianna, quindi...
possono provarci esatto. Possono magari non tutti. Si riesce a dire apertamente un determinato sentimento, ma si può far capire. Ma poi sì, magari esatto. Si diventa anche più forti dopo, dopo aver preso un no. Non è che sempre bisogna distruggersi. Uno prende un no, magari la prossima volta sa come reagire, non si distrugge, magari si abitua a prendere no e poi succederà un sì. Meglio... Sì, poi ne prendi un altro. Meglio... Vabbè, la vita è una. Meglio pianti che rimorsi, semmai. No, meglio provarci che non provarci. Bravo! È lei! È lui, signori! Vabbè, tentar non nuoce. Esatto. Tentar non lago di amore. No, è che uno c'ha sempre la paura, no, della reazione, no? Dell'altro. Non so, non se anche voi provate questa paura, no? È più la reazione che poi nel dire di per sé la cosa, secondo me, che ci blocca. Sì, le pare mentali che ti fai da solo, che è effettivamente quello che è. Sì. Infatti, Polly. Le pare mentali, giusto? Polly. Hai provato le paranoie. Le paranoie, giusto. Paranoie. Ragazzi. Vedete anche lì. Questa cosa. Un ricordo dal set che porterete sempre con voi. Porta chiavi di Daniele che appendeva lo zaino con la palla da basket. Che gli ha regalato. Che gli ha regalato Isabel e lo ho nel cassetto. Oddio, io ho gli occhiali di un. Dell'attrezzo dell'attrezzo. Io ho preso la felpa di Isabel. No, pure ma quello anch'io. Io mi sono presa le scarpe di Monica e qualche. E il vestito è un vestito. Liam ha una felpa storica di Giulio, sì, no? Che non è che non è mai stata usata. E io ho il Chuck della seconda unità. Sì, io ho un ricordo materiale che è il Chuck. Anch'io, sì. Quello la piccola. Che con tutte le firme, della di tutta la troupe. Ovviamente altri ricordi, cioè. Sì, soprattutto. Poi altri ricordi sono tutti qui. Pure traumi. La testa. Pure traumi. Anche con Liam, però. Beh, io una scena. Vabbè, io ovviamente una scena con lui la tengo nel cuore. Sì, anche le scene particolarmente emozionanti, sicuramente quelle sono dei ricordi indelebili. Sì. Ragazzi, grazie per il vostro tempo, è stato un piacere aver parlato con voi. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Grazie. Di parlarti di me, mi mancherai. Di fidarmi di te, io ti sarò sempre il migliore amico. Di sognare per vivere. Siamo come due isole. Questa scuola non può chiudere. Ma ti parlo di me e mi fido di te. Diamoci da fare. Pensavamo che fosse impossibile fare unire due isole. Oh, sì.